codici sacri sono state causa dei seguenti errori. Che nell'uomo ci sono due principi reali di esistenza, cioè un corpo e un'anima. Che l'energia, chiamata male, procede solo dal corpo. Che la ragione, chiamata bene, procede solo dall'anima. Che Dio in eterno torturerà l'uomo avendo egli seguito le proprie energie. Ma i seguenti contrari a tali errori sono verità. Nell'uomo non c'è un corpo distinto dall'anima. Il cosiddetto corpo è una parte dell'anima che i cinque sensi, maggiori antenne dell'anima in questo evo, discernono. Solo l'energia è vita e procede dal corpo. La ragione non è che il confine o il cerchio esterno dell'energia. L'energia è l'eterno piacere. Così grida Ahania. Dalle caverne della tomba, Enion replica. Non ti spaventare nel tuo abbandono, o terra di rovi ora e di spini, dove fioriva un tempo l'olivo e il cedro stendeva le sue ali. Un tempo anch'io gemetti di desolazione. I miei campi incolti in spavento gridavano contro i cimiteri e si fece malinconico il lombrico. Me lo ritrovai dentro il petto e dissi: il tempo dell'amore sopra le rocce e le colline appare in ombre silenziose. Ma subito sorse una voce dentro la notte, un fondo grido notturno sopra le montagne. Destati, ecco lo sposo. Mi destai per non addormentarmi più. Eterna consunzione, la tenebrosa Enion, la tomba lacrimata. O tu, campo di grano, vegetatore lieto, più lieto il roditore nero. Speranza mette in fuga il mio tormento, ora che mi circonda un buio vortice e trascina interamente via da Enion lo spettro, a ciò che io muoia morte di migliore speranza, sebbene in acque di tempesta mi consumi. Replica il campo arato, e a me odo che lei replica. Ecco, rapido il tempo s'avvicina, in cui sarai come una cosa dimenticata. Non verrà creduto chi di te parlerà, quando l'uomo svanisce docile nella sua immortalità. Quando il mortale scompare in più completa conoscenza, si stacca dalle precedenti cose. Allora docile svanisce il mortale, divenendo per i rimasti invisibile. Urizen giaceva nelle tenebre e nella solitudine, incatenato nella mente. Los afferrò il suo martello e le sue tenaglie. Si mise al lavoro alla risoluta sua incudine, fra rocce druidiche indefinite e nevi di dubbio e di dialettica. Rifiutando ogni forma definita, l'orrore astratto si fece un tetto, duro sasso, e un primo evo trascorse, e uno stato di lugubre sciagura. Affondò con spavento un globo rosso, rotondo, ardendo in fondo profondamente, sotto, dentro l'abisso, ansando, addensandosi, tremando.
e un secondo evo trascorse, e uno stato di lugubre sciagura. L'uno e l'altro, avvolgendosi dentro un piccolo orbe e chiusi in due piccole cave, gli occhi nel timore che le salde ossa non si facessero crosta di ghiaccio su tutto, guardarono l'abisso. E un terzo evo trascorse, e uno stato di lugubre sciagura. Da di sotto di ciascun orbe di visione, due orecchie inserrati viluppi sbucarono dalle fitte tenebre e si fecero di sasso crescendo. E un quarto evo trascorse, e uno stato di lugubre sciagura. Sospese sui venti, due narici presero garbo nell'abisso. E un quinto evo trascorse, e uno stato di lugubre sciagura. Per patire atroce, una lingua di fame e di sete fuori schizzò infiammata. E un sesto evo trascorse, e uno stato di lugubre sciagura. Furente, soffocando nell'interno e all'esterno di sé dall'orrore e dal dolore, lanciò il suo braccio destro verso il nord, il suo braccio sinistro verso il sud, e il suo piede stampò l'imo dell'abisso, fra tremiti, gridi, paura. E un settimo evo trascorse, e uno stato di lugubre sciagura. Atterrito, l'os si teneva ritto nell'abisso, e le sue membra immortali crescevano mortalmente pallide. Divenne ciò che guardava, per via d'un rosso, rotondo globo che gli era sgrondato dal seno nell'abisso. Torturato, si librò sopra il globo, piangendo e tremando. Sospeso, scosse l'imo dell'abisso. Tremando, pianse sopra il globo. Lo colmò tanto di cure, soffrendo mortalmente, che il globo si sciolse in una femmina pallida, simile a nuvola che rechi neve. Dalla sua schiena, allora, un fluido azzurro trasudò che si formò in muscoli, indurendosi nell'abisso, tanto che si sciolse in una forma maschile, urlante di gelosia. Ciò che è di sopra è di dentro, poiché ogni cosa in eternità è traslucida. La circonferenza è dentro, fuori si forma l'egoista centro. E la circonferenza sempre si espande, avanzando verso l'eternità. E il centro ha eterni stati. Ascolta. Ora ti dirò ciò che nelle caverne della tomba è successo. L'agnello di Dio ha squarciato il velo del mistero per subito tornare in nuvole e fuochi attorno alla roccia e al misterioso albero. Come, aspettando impaziente il suo fiore e il frutto, il seme veglia la sua animetta ansiosa, spiando nella vuota distesa, attenta se i venti irrompano famelici con le loro invisibili schiere, così l'uomo spia in albero, erba, pesce, uccello, bestia,
radunando le parti del suo corpo immortale, disperse nelle forme elementari d'ogni cosa che è accrescita. Egli prova il cupo vento del nord, a cavallo sui propri solchi infuriati. Il vento afoso del sud, quando il sole sorge. L'iroso vento dell'est, quando il sole tramonta, quando le zolle induriscono e il bestiame si china avvilito e nei nidi silenziosi si nascondono gli uccelli. Egli, come in un deposito di merci, accumula i pensieri nella sua memoria, regola le forme d'ogni cosa di sotto e d'ogni cosa di su, e nell'ovest gentile si riposa dove ha sede il calore del sole. Verso il sole egli s'alza, e verso i pianeti della notte, e le stelle che lo zodiaco abbelliscono, e le stelle che irremovibili stanno a nord e a sud. Fino al remotissimo polo giunge, e nel centro piange che l'uomo deve lavorare, soffrire, e imparare, e dimenticare, e tornare alla buia valle da cui venne, a ricominciare il suo lavoro di nuovo. Nel dolore sospira, in dolore nel suo universo lavora, soffrendo negli uccelli sull'abisso e urlando nel lupo sopra lo scannato e gemendo nei lamenti del bestiame e dei venti e piangendo sopra Ork e Urizen in nuvole e fiammanti fuochi e nei vagiti della nascita e nei rantoli della morte la sua voce è udita per tutto l'universo. Dovunque un'erba cresca o una foglia spunti, l'eterno uomo si vede, si ode, si sente, con tutte le sue pene, finché non riassuma la sua antica felicità. Il labirinto di Creta era il luogo dove Arianna danzava. Dopo la vittoria, Teseo e i giovani ateniesi fecero una danza che consisteva in certi giri e rigiri ad imitazione delle sinuosità e dei serpeggiamenti del labirinto. I dedali dell'Europa medievale, detti muri di Troia, erano la scena di giochi di danza detti giochi di Troia. Penetrare nel dedalo per vincere e catturare una fanciulla. Il gioco di Troia, una finta battaglia in un'alternanza di fuga e inseguimento, proprio come nel labirinto di Creta. I troiani stessi ballavano la danza del labirinto mentre portavano il cavallo dentro le mura. La danza della vita, tutta la storia del nostro vagare. Enea e la sua banda di fratelli alla ricerca di Roma. Bruto e la sua banda di fratelli alla ricerca dell'Inghilterra. La banda dei pellegrini. Tutti uniti su una sola nave per sfuggire nel deserto la faccia del drago. L'esodo è un'iniziazione. Il vagare è un rito di passaggio. La spirale è viscere e le viscere sono il palazzo. Ogni casa è una casa di Ade e ogni città è una città di Dite, segnata come la caverna paleolitica col segno del labirinto. Dalla madre alla madre. Non arriviamo da nessuna parte. E tutto il vagare è dentro alla madre, non nato nel grembo allora, addormentato, sognante, il figlio senza padre nella resurrezione.